Ragazzi, salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. È un video che sto facendo al volo, letteralmente, perché stavo montando gli episodi di Final Fantasy IX quando all'improvviso è arrivata questa notifica. Ovvero, Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, Different Future, Launch Trailer. Quindi abbiamo il trailer ufficiale di lancio dove addirittura nella copertina si vede Emperor in primo piano, quindi ogni dubbio ormai è assodato. Abbiamo la conferma che Emperor è presente all'interno di questo DLC, ma vediamo che cosa succede. Faccio la reaction live, ragazzi. I'm impressed you've made it this far, Jack Garland. You cannot. Aspetta, non ci sono i sottotitoli in italiano? Sì che ci sono, ecco, torniamo indietro, tanto ormai le nostre speculazioni le abbiamo fatte, abbiamo visto chi c'è, abbiamo visto chi sarà protagonista di questo trailer, di questo DLC, quindi guardiamocelo in lingua. I'm impressed you've made it this far. Jack Garland, you cannot fathom the setbacks we've suffered. Thanks to your recklessness, your thirst for chaos. Our plans lie in ruins. However, I am not one to lose heart so easily. Eccolo, Emperor! Guardatelo! Ah, aspetta! Guardateli! Emperor da un lato, Jack Garland dall'altro seduti sul trono. Cioè, oddio! Jack Garland seduto sul trono e invece Emperor seduto in aria come la sua winning pose. Are you the one who will be Garland? The Emperor. This place is now under my dominion. Rejoice to kneel before me. I knew you'd start spouting bullshit the second I saw you. You've got the look. Ce l'hai scritto in faccia. To think that it would guide me here, where the powers of the crystal mingle with the chaos of discord. It truly is a moving sight. Che cosa? Chaos Gilgamesh of che combatte con noi? discord. It truly is a moving sight. This world has power worthy indeed. Power worthy of my command. Omega will Omega. crush you and wipe all trace of chaos from this world. Quindi c'è anche Omega I'll come gladly boss. spawn an army of these monstrosities to stamp out chaos. Con i colpi che si teleportano nelle Just shut dimensioni. up Nuovi job e armi. Ecco. Marksman. Con i fucili. New Smithy? Oh, oddio. Aspetta, nuove funzioni per quanto riguarda la forgia. Quindi usare materiali mannequin come sostituti when short on item needed enhanced equipment. Che bellezza! Che bellezza! Quindi si possono farmare adesso queste monete per sostituirli ai marchi delle classi, che ogni volta è un bordello farmarli. Madonna, che bello! Adesso le build si possono costruire così. Si possono letteralmente costruire così. Ma funziona anche quando devo sostituire
la sinergia, perché qui la sta potenziando lui. E quindi potenziare la sinergia, ok. Ma funziona anche per sostituire? Replicate equipment with mannequin and crafting materials. Quindi si possono duplicare gli equipaggiamenti. Certo, ma quindi è facilissimo ora. Perché così io mi posso moltiplicare magari un equipaggiamento di cui mi servono le affinità e le posso buttare da un'altra parte. Cioè posso cambiare le affinità come voglio. Attenzione, Warrior of Light. Il resoconto finale. Do you remember me? That's right. I am Garland. You will die here. Ma questa non è la voce and di Jack Garland. We'll live forever. Questa non è la voce di Jack Garland. È il vero Garland, cioè è il Garland che conosciamo noi. The journey ends at last. Quindi ovviamente la fine del percorso, la fine del... The Season Pass include tutti quanti, ok? Include ovviamente tutti gli altri DLC, ma io avendo la Deluxe ho già tutto incluso praticamente, quindi il 27 non appena esce io posso tranquillamente subito giocarlo. Ma Garland, questo è il vero Garland, non è Jack Garland. Tra l'altro vorrei vedere il dettaglio dell'armatura. Che probabilmente sì, è praticamente uguale, solo che Jack Garland ha un'altra voce. The Emperor. This place is now under my dominion. Rejoice to kneel. Dovrei sentirlo in giapponese. I knew you'd start spouting bullshit the second I saw you. You've got the look. Cioè, la voce di Jack Garland ormai è riconoscibilissima. Mentre invece questa voce non è di Jack Garland, è di Garland. Do you remember me? That's right. I am Garland. You will die here. And I will live forever. Questo è Garland. Dovrei sentirlo in giapponese. Vedo se c'è il trailer in giapponese e ce lo guardiamo in Eccolo giapponese. Signori, trailer in giapponese. Jack Garland. Jack Garland. Vabbè, questi li abbiamo già riconosciuti, ovviamente. Vediamo con la traduzione in italiano cosa esce fuori. Sono pessimo ad arrendermi, nel senso che continuerò. Vabbè, dai. Madonna, che bella la copertina. Questa è la stessa frase che abbiamo sentito la volta scorsa. Sotto il mio controllo. Vabbè, questa tradotta a casissimo, però vabbè. Diciamo che la traduzione non mi serve. La 35 di Opera Omnia. Hanno messo il moveset. Ma sto fatto che c'è Gilgamesh che combatte con noi è data da questa classe, probabilmente. Perché questa è la classe, appunto. La presentazione di Omega. L'abbiamo visto, va bene, ma questo è tutto. Io voglio sentire la voce del Garland finale. Bellissime queste introduzioni della fabbricazione delle armi, sono stupende. Questo è il vero Garland. Questo è il Garland originale, non è Jack Garland.
non è Jack Garland. E questa quindi sarà la sfida dove Warrior of Light riesce a vincere e dove riesce a battere Garland. Perché questa tecnicamente è la sfida canonica dove Warrior of Light vince, Garland perde. Perché noi, essendo Jack Garland, abbiamo vinto per un motivo X. Qui invece è la fine del viaggio, cioè ti stanno facendo capire che questa sarà comunque la fine del viaggio. Quindi Jack Garland tecnicamente sostituisce il Garland che noi abbiamo sempre conosciuto da Final Fantasy 1, tecnicamente. Oppure Jack Garland successivamente, nei secoli o comunque nel tempo, diventa, corrotto dal caos, il Garland che noi abbiamo conosciuto fino a quando Warrior of Light lo batte. Perché queste sono le due strade. Anche se in realtà, anche su Opera Omnia, per esempio, ci sono due Garland. Infatti Jack Garland, quando incontra il Garland originale, o comunque il primo Garland, gli dice: io non sono lo stesso Garland del tuo universo. Cioè, non sono lo stesso Garland. Quindi effettivamente coesistono questi due Garland, solo che Emperor ha invaso praticamente la dimensione di Jack Garland, creando questo scompiglio, creando questo squilibrio, e forse è dovuto proprio a questo poi che Garland viene sconfitto da Warrior of Light, o ci sarà qualcosa dietro. Comunque questo è Garland, questo è il Garland originale, è il doppiatore originale di Garland. Non ci sono dubbi. La risata è quella. Sembra che ti ricordi di me. Questo è Garland. E dice: sembra che tu ti ricorda di me. Sembra che tu ti ricordi di me. Perché lui si ricorda? Perché Warrior of Light si ricorda se ha affrontato Jack Garland e non lui? Cioè, questa è la cosa che bisognerebbe capire. Cioè, Warrior of Light ha affrontato Jack Garland quando l'abbiamo sfidato nel primo DLC. Mentre invece adesso questo Garland ha la voce diversa, ha la voce del Garland originale, però si ricorda di Wall. Dice: tu ti ricordi di me. Quindi, cioè, si conoscono. Per cui, cos'è successo? Jack Garland è diventato Garland, o si sono scambiate le linee? Cioè, sarà figo da vedere, sarà veramente veramente figo. Un grande applauso intanto per gli aggiustamenti della forgia. Non vedo l'ora di potermi finalmente sistemare le mie build grazie a questa innovazione, che è stupenda, veramente stupenda. E niente, e basta. Veramente trailer di Dio. Abbiamo visto che ci saranno Emperor, abbiamo visto che ci sarà Omega, quindi boss, sia boss Emperor e anche Omega come boss. Quindi veramente due colossi come boss. Spero di poterli shottare giusto per vedermi i finali, poi bisognerà vedere con che classe riuscirò ad avere la meglio su questo DLC, anche perché la mia classe al momento è rotta, però voglio vedere che cosa riesco a combinare. Ma cercherò comunque di affrontarli anche con altre classi per evitare di batterli troppo velocemente, qualora ovviamente ce ne sia la necessità. Però veramente bello. Emperor che finalmente è confermato, quindi tutti i sospetti, che ovviamente vabbè, era riconoscibilissimo dalla voce. Cioè, io l'ho riconosciuto dalla voce, ma c'erano anche altri dettagli che ti permettevano di conoscere Emperor. E adesso tutto questo. Quindi ci dobbiamo aspettare Emperor, Omega, e infine il confronto finale tra Jack Garland e Warrior of Light, dove magari saremo noi stessi a impersonificare Warrior of Light. Chissà, magari ci daranno la possibilità di utilizzare Warrior of Light per battere Garland e quindi procedere alla storia originale. Chissà, chissà, a questo punto non si sa, ragazzi, non si sa. Comunque, spero che questo video possa esservi stato utile. Fatemi sapere se voi pensate qualcos'altro. Magari mischiamo le idee, cerchiamo di rifocillarci di idee. Io a primo impatto
è questo quello che vedo, ma sicuramente domani poi lo rianalizzerò con calma, me lo riguarderò con calma, anche perché diciamo sono già le 2 di notte, quindi non sono freschissimo con la testa, però veramente tanta tanta roba. Ragazzi, alla prossima.